Ragazzi, già penso che chi lavora lo scalo non sa che cosa c'è qua. Qui c'è la saletta parlamentare, quella di quei signori che ci dicono che noi siamo privilegiati. Quelli... quelli delle tariffe deregolamentati per mogli, amanti, amici. Noi siamo i privilegiati. Quelli che hanno nominato i dirigenti. Quelli che quando vedevano che il contatore dei debiti girava, si giravano dall'altra parte perché raccomandavano le persone qua dentro. E allora... vergogna, 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 vergogna. Fuori ragazzi! Questo contratto non è un contratto dei privilegiati, è un contratto che paga i precari tra i 600 e i 900 euro al mese, è il più basso d'Europa e questi lo vogliono ulteriormente cambiare. Il secondo motivo per cui stiamo scioperando è perché vogliamo che vengano rispettate anche in questa trattativa tutte le normative, gli usi e le prassi che regolano il passaggio di personale da un'azienda all'altra in questo settore quando un'azienda subentra ad un'altra. Purtroppo nell'accordo siglato dalle confederazioni questa deroga gli viene concessa alla CAI che potrebbe in maniera veramente assurda e vergognosa, torniamo indietro di 50 anni, operare una vera e propria azione di caporalato, cioè metterci tutti insieme da scegliere individualmente di noi chi dovrà essere preso a lavorare in questa azienda. Terzo motivo per cui noi stiamo scioperando è contro l'imposizione che questo governo e la Lega in particolare modo ha fatto a CAI di disegnare un piano di rilancio strategico dell'azienda che praticamente porta via tutti i voli da Roma Fiumicino, tutti i voli della stragrande maggioranza dei voli intercontinentali nazionali e li riporta a Malpensa. Questo genera qui migliaia di esuberi ed è una ferita che il Lazio, questo territorio, non può sopportare. Perché gli esuberi non sono quelli che dice Berlusconi cioè i 3.000, ma sono oltre 10.000. Fermala sì, banditi! Meglio, banditi! Fermala sì, banditi!